Bentornati in diretta, torniamo a parlare di emergenza Covid e lo facciamo riportando anche così un articolo, un titolo uscito ieri, ha dato il titolo anche proprio al Daily inviato ieri sera. Tornano i Covid hospital in Veneto, il direttore Luciano Flor, direttore generale della Sanità Veneta, dice è una scelta obbligata, malati in tutti gli ospedali, Covid hospital, insomma è una scelta sì temporanea, obbligata, anche a Schiavonia tornerà tutto come prima. Ieri nel frattempo una manifestazione, anche anzi l'altro ieri, davanti al Magalini di Villafranca. Insomma una notizia che arriva in un momento in cui i contagi crescono. Proprio oggi il presidente della regione Zaia ha dichiarato che da lunedì ci sarà probabilmente, anzi quasi sicuramente, il passaggio alla zona gialla. Allora noi abbiamo in collegamento la consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon per commentare sia questa diciamo situazione di aumento dei contagi, sia la scelta appunto di destinare gli ospedali a Covid hospital. Benvenuta intanto, consigliera. Grazie per l'invito. Buonasera a tutti. Allora, lei dice in un comunicato diffuso oggi che i Covid hospital sono necessari, ma nel frattempo ci potrebbero essere state anche delle alternative, non sono arrivate per delle scelte non tempestive e non corrette. Ci spieghi meglio cosa intende con il suo comunicato diffuso oggi? Allora, se il Covid hospital individuato in ogni provincia della regione Veneta era quantomeno ritenuto abbastanza valida come soluzione l'anno scorso, all'inizio della pandemia, anche se anche allora era stato incontestato perché non tutte le scelte degli hospital Covid sono state, a secondo nostro parere, corrette, comunque erano scelte quantomeno condivise nell'individuazione, non tanto nella scelta, ma nell'individuazione quantomeno del Covid hospital per ogni provincia. Sta di fatto che a distanza di 2 anni non è più possibile, perché lasciamo scoperti dei territori interi per quanto riguarda le prestazioni. Noi nel Veneto abbiamo 500.000 visite in lista d'attesa. Non è possibile creare all'interno delle ASL dei territori di serie A e di serie B. Perché? Perché di fatto questi territori dove vengono individuati gli ospedali Covid automaticamente non hanno le prestazioni, non le hanno in modo più grave rispetto a tutti gli altri territori, per cui non è possibile dopo 2 anni essere ancora nella stessa situazione. Non è stata fatta un'alternativa, non è più possibile individuare, andare avanti con questo sistema. Avrebbero dovuto quantomeno proseguire, visto anche il calo dei casi nelle terapie intensive, la condivisione con tutti gli ospedali del territorio. Tra l'altro lei ha diffuso questa nota assieme a Vanessa Camani, lei è vicepresidente della Commissione Sanità, mentre Camani è vice capogruppo DEM al Palazzo Ferrofini. Dicevate, è auspicabile anche un coinvolgimento maggiore dei privati in questa fase? Ma quello che abbiamo detto è chiaro, nel senso che gli ospedali devono essere tutti coinvolti, pubblici e privati. Il Covid, per quanto riguarda le terapie intensive, che poi è il criterio principale, non tanto i malati in area critica, ma proprio le terapie intensive, nel 95% dei casi sono state ovviamente prese in carico da parte del pubblico, solo il 5% da parte del privato. Per cui coinvolgimento pubblico, ma anche il privato, in una situazione dove il calo c'è stato, perché insomma la vaccinazione c'è stata e ha diminuito la gravità. Questo significa che ha diminuito l'intensità all'interno delle terapie intensive e quindi il sistema non era sicuramente quello di partire ancora con gli hospital Covid. Abbiamo Schiavonia, una zona completamente lasciata scoperta come Villafranchese, ma parlo anche di Vicenza e di tutte le altre ovviamente province della regione Veneto. Dopo 2 anni non si parla più di provvisorio, è stato continuativo purtroppo. Dicevamo all'inizio di questa nostra chiacchierata che da lunedì quasi sicuramente si passerà in zona gialla, un provvedimento necessario a questo punto? Ma è un provvedimento necessario, 2 dei 3 criteri sono già stati superati, per cui sicuramente entreremo in zona gialla. Certo è che noi abbiamo dei numeri molto molto alti rispetto anche ad altre regioni e quindi dobbiamo puntare assolutamente sulla vaccinazione. Abbiamo visto quante file ci sono in certi centri vaccinali
la terza dose è fondamentale, cerchiamo di coprire il maggior numero possibile, solo questo ci salva anche dalle ulteriori varianti. Alcuni sindaci che abbiamo contattato in questi giorni si sono un po' lamentati del fatto che siano state aperte, diciamo, i centri vaccinali alle prime dosi sostanzialmente, e queste prime dosi, questo afflusso anche incontrollato ai centri vaccinali ha messo in difficoltà le persone che invece si erano prenotate per la terza dose addirittura. C'è stato qualche disguido forse su questa possibilità, cioè si è allargata la forbice, però forse andava gestita meglio anche, no? Ma non c'è organizzazione, questo è il problema. Noi abbiamo dei problemi per quanto riguarda anche i controlli all'interno delle scuole, per quanto riguarda i vaccini, seconda, terza dose, quantomeno i centri vaccinali. Abbiamo problematiche varie, non c'è stata un'organizzazione, per cui questa la stiamo ovviamente pagando. Chiudiamo, insomma, con una sua riflessione su appunto questa situazione, generale. Nel comunicato avete ripetuto, lo ripete comunque spesso, che grazie ai vaccini siamo in una situazione migliore rispetto all'anno scorso, che analisi fa un po' del momento e di quello che potrebbe essere il prossimo futuro anche? Ma noi abbiamo un'emergenza che non è ancora finita e tutti siamo consapevoli di questo, che è appunto la pandemia e il Covid. Dall'altra però abbiamo un'altra emergenza che sono tutte le malattie per il non Covid e quindi malattie anche gravi, mancanza di prevenzione, di cura, di screening, visite. Quindi cerchiamo di evitare di organizzare in modo tale che non diventi un'emergenza ancora più pesante del Covid. Il fatto delle liste d'attesa, della mancata cura di malattie anche gravi e degli screening ovviamente non fatti, per non parlare degli interventi chirurgici. Per cui condividendo tra privato e pubblico il tutto, io credo potremo ancora andare avanti e puntando tanto sulla vaccinazione. Assolutamente, anche perché c'è un'emergenza anche personale, si fa fatica a trovare personale infermieristico e quant'altro, questo lo abbiamo sentito anche nelle scorse sere. Si fa fatica sì a trovare personale, però stiamo appaltando a delle cooperative, a dei servizi esterni, tanti pronti soccorsi con dei costi molto molto elevati, con pagamenti all'ora molto molto elevati. Sto Elevati. guardando proprio in queste ore. Grazie, consigliera Bigon. Sappiamo che ha un altro appuntamento, quindi la lasciamo andare. Grazie. Prezioso il suo contributo. Alla prossima. Arrivederci. Grazie mille, veramente. Buongiorno. E noi adesso lasciamo spazio alla musica e torniamo più tardi per l'ultimo collegamento.